Salve amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Sono uscito ed accanto a questa Minerva o qualsiasi altra cosa sia, vi parlo dal vivaio. Beh, volevo commentare la scomparsa del grande attore Robin Williams, che tanta allegria ci ha dato, che è stato sempre così sincero e spontaneo. Soprattutto io mi ricordo quando ero giovane, molto giovane, piccolo, che negli anni 70 trasmettevano Mork e Mindy, anche negli anni 80 e le repliche negli anni 90. Quante cose interessanti ha fatto, che persona divertente che era. Ma perché molti comici hanno un finale tragico? Come anche Arnold, come oppure perché sono tristi. Totò, grande comico, grande attore comico italiano, nella vita privata e fuori dal set era la persona più lugubre che avresti potuto mai conoscere, eppure nel set era sempre così occorrente e divertente. Perché questo finale tragico degli umoristi, quando magari degli attori tragici hanno avuto una vita allegre e divertente? Non lo riusciremo mai a capire, perché sono gli enigmi della mente umana. E quindi con grande cordoglio che commemoriamo l'attore scomparso. Questi episodi mi lasciano attonito e ammutolito. Che si può fare di fronte al disagio della malattia, dell'alcolismo e della drogadizione? Perché forse una delle ragioni del suicidio fu il Parkinson. Che si può fare di fronte alla disperazione che una persona che si vuole suicidare può provare? Come risolvere questi problemi? Come risolvere la volontà di suicidio? Sono delle cose che ti lasciano senza parole. Quindi
Il mio più sentito rispetto e profondo doglio per una scomparsa di una mente così brillante e che tanta allegria ci ha dato. Non ho parole, veramente. La vita continua, germoglia, viene la primavera. E chi è stato, chi non è, non è più. È la dura legge della vita. Veramente, se uno non si fa forte in questo mondo, è molto più facile morire. Perché ogni giorno ci sono mille forme di morire. Malattie, virus, incidenti mortali, qualche emorragia nel corpo, assalti, criminalità, guerre, carestie, povertà. È molto più facile morire che non rimanere in buona salute e vivere ogni giorno. Quindi per questo che io ringrazio ogni giorno che mi sveglio l'esistenza di darmi un nuovo giorno e di stare in salute. Perché da un momento a un altro, non si sa mai, facendo le corna, grattandosi i coglioni, ci può succedere qualcosa. Quindi bisogna essere ottimisti e positivi e ringraziare il cielo di stare ancora un altro giorno in questo mondo. Perché è molto più facile ammalarsi e morire. E quindi uno che si suicida a fare per anticipare un evento che prima o poi succederà ineluttabilmente e comunque. Meglio cercare di stare sani e vivi, che è più difficile che voler morire. Comunque io rispetto tutti quelli che hanno avuto il coraggio di farlo, anche se non approvo. Ma magari ci saranno dei momenti in cui non si può più andare avanti. Non spetta a me commentarlo o giudicarlo. Soltanto che chi lo fa lascia molto dolore e sofferenza a tutti gli altri. Non ho altro da dire. Arrivederci. Sempre rimarrà un enigma per me il perché molte persone famose di successo e allegre si suicidano. Forse non erano tanto allegri, forse il successo e la fama non sono sufficienti, non lo sapremo mai. Arrivederci e alla prossima dal vostro Sant'Egio. Che belle piante. Godetevi questo paesaggio. La natura è saggia. È naturale. Rispetta i cicli della vita. Non bisogna essere né troppo emozionati perché si è euforici, né troppo melanconici perché si va nella tristezza. Le piante e gli animali rispettano la vita meglio di noi. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo luogo. C'è un tempo per germogliare, per crescere, per foglificare, per dare frutti, e un tempo per appassire e morire. Lo squilibrio nasce, diceva Lao Tse, da quando non si rispettano gli equilibri della natura. Ogni persona rappresenta la natura in uno stato sublimato. Ma ogni persona, se perde le proprie radici con la natura, farebbe come queste piante, che si seccano e muoiono se perdono le loro radici. Noi siamo vincolati alla natura, al cielo e alla terra come queste piante. Se perdiamo le nostre radici, ci secchiamo. Per quello che mi ha dato tanta ispirazione il buddismo, l'induismo e soprattutto il taoismo.
Non mi interessano le religioni, le dottrine religiose, ma la sapienza dei Buddha e di Lao Tse è di gran lunga superiore a quella di qualsiasi altra religione. Non ti parla di dogmi e di accettare paradigmi, ti dice solo di non perdere le tue radici con la natura. Ecco qual è la vera saggezza del Buddha. Ecco perché si trova sempre nei giardini giapponesi il Buddha. Non è un solo concetto estetico. Il Buddha rappresenta l'equilibrio con la natura e i sacri altari stanno sempre circondati di verde, perché se perdi le tue radici con la natura, perdi tutto. L'uomo senza natura muore. L'uomo è la sublimazione della natura, ma fa parte di essa. È soltanto un anello in più di una larga catena. Non è il re di tutta la creazione. È soltanto il frutto della creazione naturale. Una cosa in più, di cui la natura può anche fare a meno. Ma l'uomo no. L'uomo non può fare a meno della natura. La natura invece può fare a meno dell'uomo. Se noi ci estinguiamo, il mondo continuerà ad andare avanti. Se non capisci questo, non capisci il buddismo, il vero buddismo, o il taoismo. Sei solo un fanatico. Non esiste la natura per l'uomo, ma l'uomo esiste in virtù della natura. È così che tu puoi comprendere il vero buddismo. È così che tu puoi comprendere come sempre ci sia natura dove ci sia un vero altare buddista e taoista, all'aria aperta, in mezzo alle piante e all'acqua. Beh, vi lascio. Nel rispetto della morte del povero attore Robin Williams, bisogna rispettare la vita e viverla spontaneamente, così come ci si presenta. Perché tutte le cose seguono il loro corso, per quanto noi lo vogliamo dirigere con azioni inconvulse. Comunque rispetto chi decide di andarsene, perché è sua la vita e farà di essa ciò che vuole. Arrivederci, questo è stato un altro video dal vostro Sant'Enchan, dal vivaio. Ciao! Tornare alle origini, tornare alle radici. Ecco cosa consiglia Sosan, alle radici del naturale. Au revoir. La cicocca o la bicocca? Piccolina, qua dovrebbero venire a giocare i bambini dei genitori che vengono nel vivaio. Mi sembra di essere un partigiano nel 43 che c'erano rifugi così. Pure con i fornellini. Beh, si sta un po' stretti, ma non si sta scomodi. Come per leggere o scrivere qualcosa se ci fosse più luce. Vi ho fatto vedere persino la cicocca o la bicocca del vivaio. Beh, adesso me ne esco. La verità è che è un po' incomoda.
Ritorniamo ai pesci, che così vi illustro con questo esempio, dopo questa figura di merda che ho fatto, il ciclo della vita. Come vedete, lì c'è un pesciolino che il ciclo della vita l'ha finito. Mentre tutti gli altri se ne stanno a nuotare. Ecco una statua moderna, di quelle che io non ammiro e neanche stiro. Stiro e ammiro. Aha. Io non so che rappresenta, mi piacciono più le cose classiche, con una figura ben definita. Però una persona in malafede potrebbe ricevere delle suggerenze da questa scultura non indifferenti. Hai capito? Per esempio, Bill Clinton e la Lewinsky. Ah, è l'acqua che scorre, chissà che cos'è. Vi lascio immaginare. Perché è un po' ammuffita la statua, un po' giallognola. Però potrebbe essere altro. Ma non credo nel caso del rinsecchito Bill Clinton. Comunque fate un po' voi. Terminato. Vengono qua a lasciare i loro pargoli mentre fanno la spesa nel vivaio. Il giardino di infanti. Beh, arrivederci.